tema di riferimento particolare, la narrazione attraverso i graffiti, le illustrazioni fumetti, immagini di qualsiasi arte, di qualsiasi tipo. Ed è anche per Lucerna sicuramente un momento particolare perché illustro in una sequenza di 5 anni, in realtà siete riusciti a attirare l'attenzione, a costruire un evento che si ripete negli anni come appunto quello della pittura. È la lingua italiana nel mondo. Si tratta di un progetto che il Ministero degli Affari Esteri promuove assieme alle organizzazioni storiche di riferimento italiane, che sono le Accademie della Crusca, la Dante Alighieri, tutte fondazioni di qualsiasi natura, che concorrono a tenere viva nelle diverse forme la presenza e la divulgazione della lingua della cultura italiana. Quest'anno in particolare la narrazione è resa molto più, diciamo, pratica perché si è dato una spinta, un sostegno all'espressione, diciamo, grafica, i fumetti, e sappiamo le potenzialità che questo tipo di narrazione produce soprattutto nelle giovani generazioni e in giro per il mondo. Ricordiamo attraverso i fumetti alle generazioni che si sono di per sé abbeverate di notizie, di informazioni, dalle più semplici che possono essere i fumetti di Charlie Brown, che effettivamente non era italiano, ma dico questo per ricordare come rimane poi impressa nella memoria dei giovani, anche in età quando sono più adulti, che sono gli elementi tratti di una cultura che si tramanda in maniera molto più semplice. A questo si aggiunge anche la modalità audiovisiva e in tantissime parti del mondo, come oggi a Lucerna, sono svolti durante la settimana, ma proseguiranno anche in maniera molto più dileguata altri momenti ed altri eventi. Io posso immaginare, dandovi anche il sostegno per gli appuntamenti futuri, quando avrete, diciamo, in mente di promuovere momenti particolari sotto l'aspetto culturale, di coinvolgere anche le istituzioni italiane presenti all'estero, e tra queste quelle di riferimento a livello territoriale sono i Comites, i Comitati degli Italiani all'estero, lo stesso Consiglio Generale degli Italiani all'estero, ma soprattutto le istituzioni scolastiche di tutti gli ordini e gradi, perché attraverso la formazione e la divulgazione di questo nostro linguaggio riusciamo a tenere assieme non solo gli aspetti sociali e culturali, ma anche l'identità di un paese. Pensate che la Svizzera, proprio per la sua peculiarità linguistica, da sempre partecipa ed è coinvolta nella settimana della cultura italiana, per cui il Cantone Ticino, le scuole anche nella Svizzera tedesca, ma anche in giro per il mondo, fanno riferimento, come noi del resto, alle ambasciate svizzere. Oggi, cioè questa settimana, hanno dato un grandissimo contributo nella divulgazione della lingua italiana. Stessa cosa succede per Capodistria, succede per la Città del Vaticano, succede per tanti enclavi ed anche in posti, in paesi.
paesi dove forte e numericamente significativa è la presenza dell'italiano. La settimana della lingua e della cultura italiana è un evento particolare, lo è perché volutamente il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università italiana sono convinti che grazie anche attraverso questi momenti divulgativi si rafforza la cultura e si avvicinano gli italofoni, gli italici, chi in realtà ama la nostra cultura, la nostra lingua, il nostro paese, il nostro modo di vivere, le nostre tradizioni e soprattutto il nostro modo di essere, che il Ministero degli Affari Esteri negli ultimi anni ha espressamente coniato in uno slogan semplice che ha come titolo Vivere all'italiana. Vivere all'italiana è indicativo, significativo di come l'Italia esprime i propri valori, le proprie tradizioni, i propri costumi, anche attraverso forme diversificate che passano dal design, dalla moda ed anche dal modo in cui la presenza degli italiani si trasforma nelle pratiche quotidiane della ristorazione, della gastronomia, l'ospitalità e quant'altro. Dunque io seguirò con molto interesse tutto questo evento e sono molto curioso di conoscere il contenuto di questa pubblicazione, di questo libro, La rivolta delle pecore, presentato da, scritto da Nino Spiniello e illustrato da Giovanni Spiniello. È un'occasione per conoscere da vicino tutti voi, la comunità italiana Lucerna, in parte mi onoro di conoscere, avendo delle amicizie, compreso il papà della dottoressa Muzzi, e parte delle associazioni italiane, soprattutto quelle storiche e tradizionali, che vivono nella città di Capodanno. Questa breve riflessione per incoraggiarvi, sostenervi e soprattutto esservi vicino in questi momenti di alta espressione culturale che passa attraverso la semplificazione di una partecipazione condivisa soprattutto attraverso le fasce popolari, cosa che a me interessa in particolare perché è nel mondo proprio popolare che è nata gran parte della nostra storia proprio in questi giorni, che ricordiamo il centesimo anniversario della nascita di Gianni Rodari, tanto più significativa può essere quella semplificazione, quel modo di esprimere cultura semplificata che poi rimane negli annali, rimane nella storia e diventa anche riferimento di vita per chi in realtà vive l'italianità in maniera singolare, ma soprattutto facendo riferimento alla sorgente di quella che è la storia del nostro paese. Io vi ringrazio e vi auguro buona giornata.